GF VIP, decima puntata e doppia eliminazione. Fuori la vecchia guardia dalla casa. Prima Alessandro Cecchi Paone e poi, a sorpresa, Ella Weber. Entrambi erano entrati nel reality in corsa, insieme a Maria Monsè, ma come spesso accade il gruppo, già unito, li ha fatti fuori uno dopo l'altro. E ora in nomination, sono finiti altri due concorrenti adulti, gli ultimi rimasti praticamente. Lori Del Santo e Ivan Cattaneo. Ma solo lunedì prossimo sapremo chi lascerà il gioco, e se il Grande Fratello deciderà, come è successo nell'ultima puntata andata in onda, di sorprendere gli inquilini con un'altra uscita. Anche perché gli uomini rimasti sono in minoranza rispetto alle donne. Ma eliminazioni e nominati a parte, il decimo appuntamento con il reality di Canale 5 è stato, anche ricco di sorprese. Positive, come l'incontro delle Donatella con la madre, e il segnale che Damiano ha inviato a mamma Gianna e Alexandre, e meno felici, come la mancata telefonata della fidanzata di Stefano Sala, che è sempre più vicino a Benedetta Mazza. Punto Gianna è una delle concorrenti più amate di questa edizione. E infatti, nonostante rientri nel gruppo dei più adulti per il fattore anagrafico, è molto apprezzata dai più giovani, che infatti l'hanno subito salvata dal rischio del televoto flash. Nella casa l'attrice, che prima di entrare, era impegnata con Gianmarco Amicarelli, ha avuto un flirt con Elia Fongaro, eliminato un paio di settimane fa, e per questo è stata duramente attaccata da Alessandro Cecchi Paone. Trovo orribile che una madre si sbaciucchi così, mi fa schifo e ho un'altra educazione, le aveva detto davanti a tutti una persona che non risolve prima a casa con suo figlio, e il suo compagno prima, non mi piace, e non ci parlo. Parole forti che ovviamente non avevano fatto piacere a Gianni, già preoccupata di suo per la reazione del figlio adolescente a quella complicità con Elia. A Damiano, che a 15 anni, nei giorni scorsi aveva scritto una lettera, e in diretta, è arrivata la risposta a tutti i dubbi dell'attrice. Per me è molto difficile parlare di mio figlio, ha detto Gianni lacrime a Ilari Blasi, mi manca da morire. Mi manca perché condivido tutto. Ogni giorno stiamo in simbiosi totale. Lui si sta allontanando perché ha 15 anni. Punto e ha pianto ancora di più quando ha trovato la lettera del figlio. Cara mamma, ti sto scrivendo questa lettera per eliminare le tue incertezze sul mio stato d'animo. Partiamo dicendo che pure tu mi manchi un sacco e aspetto irrequieto il tuo ritorno. Sono 15 anni che convivo con te, 15 anni e 9 mesi, e per questo ti conosco estremamente bene, e ho imparato a capire le tue decisioni, poiché c'è un motivo dietro ognuna. Per questo non sono per niente arrabbiato con te e ti supporterò in tutte le tue scelte. Inoltre, anche se non lo conosco, Elia mi sembra una persona simpatica e rispettabile. Detto questo, ti voglio un sacco di bene, mamma,